Good morning, buongiorno, buongiorno, good morning. Sì, oggi siamo di nuovo davanti al nostro salice. This morning we're in front of from this beautiful willow tree again. We're from the other side. Non c'è un filo d'aria oggi. Ieri pomeriggio c'era molto vento, ma tantissimo vento. There's not even. Well, there's a tiny bit of wind, but hardly any wind at all. Yesterday there was really an enormous amount of wind. Ieri sera ho visto questa falena incredibile. L'ho visto l'ultimo giro che sono andato fuori. Veramente è stato un incontro molto forte con questa creatura. Siccome sto, come dire, cerco sempre di capire cosa, cioè, secondo i nativi americani, no? Ogni animale, un animale totem, ti porta un messaggio, no? E il messaggio per me, no? Perché a volte arriva un animale e diciamo: "Ah, hai visto quello?" Era solo noi che l'avevamo visto, quindi in quell'ottica lì, quella visione lì, era per noi, no? E questo animale, in sintesi, un animale notturno, è come dire, fidare di più sul proprio istinto, sul proprio sentire. No, e meno sugli occhi, no? Loro non possono fidare così tanto sugli occhi. E quindi, studiando un po' stamattina, è uscito fuori questa frase qua, così, che è: cosa non sto vedendo perché sto vedendo quelle che sto vedendo. Mi seguite? Questa è cosa non sto vedendo perché sto vedendo quello che sto vedendo. Non parla solo degli occhi, è proprio a livello di idea. Io vedo questo e ho deciso che così mettere in discussione, no? In modo tranquillo le cose. Quindi ne farò tesoro. So I'll say this briefly in English. I'll try to. I went on for quite a bit in Italian. So I had this great meeting with this moth last night. It's the biggest. They're the biggest moths it's a huge moth, and so I'm studying like the Native Americans' way of seeing animals is that the animals are totems and they bring a message to who sees them, and it seems that moths are night creatures, and it seems that the essence of it was that the question is, what am I not seeing? Because I'm seeing what I'm seeing. This is more than just seeing, no? Because we all see different things. We all interpret different things from what we're seeing. So anyway, I will make a treasure from this, and and try and go beyond, go more deeply into my intuition and my feelings. Ok, questo era un preambolo abbastanza lungo stamattina. Iniziamo a lavorare allora. So, let's start practicing. So, let's find our chair. Bene, comodi. Let's comfortable on our chair. Prendiamo un momento per, come dire, contattare il nostro sentire, le nostre intuizioni, il nostro mondo, come dire, meno visibile. So let's just take a moment to go in, close our eyes and feel the sensations and the parts that are less visible of ourselves. Just feeling this, let's say 2 minutes, 2 minuti così, occhi chiusi. A sentire il campo interno, il mondo interno.
Slowly open the eyes again, piano piano riapriamo gli occhi, sentire il corpo. Ripetiamo, rifacciamo un po' questo lavoro sulle spirali, molto meno. We're gonna do some more of these spirals again, just condense them into just a few. It was a beautiful practice we had last Thursday, è una pratica molto bella che abbiamo fatto giovedì scorso. Volendo potete ripeterlo con il video che c'è. So if you want to, you could repeat this the practice from last time. So anyway, let's do start with our nose. Okay, our nose starts off with small circles. Facciamo piccoli cerchi col naso. Spirali, quindi diventa più grande. The spirals, so they get slightly bigger and bigger. The neck, everything is really loose. Il collo, le spalle sono sciolti. Sentire dentro, sentire come si muove, più grandi, cambio direzione, change direction, smoothly, fluidamente. È importante il momento che si ferma. So the moment where it actually stops is really important. It's like, boom, silence. Silenzio, boom. Spalle, facciamo una rotazione di spalle così, però piccoli, iniziando piccoli, so slowly, very slowly making these shoulder circles bigger. Imagining perhaps something we're drawing, immaginando che disegniamo dei spirali di lato. E più grandi. Change direction. Whole body, cioè tutto il corpo, immaginando quasi che va dentro la sedia. So imagining it almost goes into the chair and out of the head. So starting off slowly, iniziando piano piano. Più grandi. Peso si sposta da una parte all'altra, the weight is shifting from one side to the other, feeling our feet, sentendo i piedi grandi. Spiraling to the center, spiralizzare verso il centro. Chiudiamo un momento gli occhi, close your eyes a moment. Ok, ora stendiamo la gamba così, piegare le dita dei piedi verso di noi. Se è troppo faticoso, teniamo la gamba. If it's too tiring, hold the leg a little bit. Tiny circles here with our toes flexed back. Tiny, getting bigger, getting bigger, getting bigger. Change directions because it's a bit tiring this one. Tac, tac, è un po' faticoso questa così. E stop. L'altra gamba. Dita. Change. Bene. Questo.
Cambio. Molto importante, queste esercizi per le anche, no? Quante persone hanno cambiano le anche? How many people have hip operations? Perhaps we can help our hips? Forse possiamo dare un po' una mano alle nostre anche, no? Di prevenzione. Forse. Grandi. Change. Bene. Sentire tutto il corpo come si è attivato, feel the whole body how it's just been activated. Ok, standing up, in piedi. Questa. This is how moving flexibly is this. Muovere con scioltezza è questa. Anyway, we'll do this afterwards. So, do the hula hooping, but small. Starting small. Iniziando piano con l'hula hoop. E poi sempre più grande. Sempre più grande. Sempre più grande. Piegando un po' le gambe. Bending the legs a little bit. And the other way. I did this because I was falling over, eh? L'ho fatto quel gesto perché stavo cadendo indietro. più piano, piccolo, più piccolo, più piccolo, piccolo. Bene. Eh sì, siamo qui al Salice. Allora, we're with the willow, so let's just move a bit like a willow, so the arms are loose. Muoviamoci un po' come queste sensazioni di salice, quindi le braccia veramente pendono, pendono, cioè seguono il movimento del resto. I'm not moving my arms, it's just following my body. Quindi anche piccolo. Potremmo continuare, però a volte basta anche poco che il corpo si ricorda sta leggerezza dentro. So we could carry on, do half an hour perhaps with this willow tree. But you know, sometimes we just need a tiny input and our body remembers it and it softens. Allora, facciamo qualche esercizio diverso. Le mani sono così. Ganesha Mudra. And we're just going to breathe and pull. Respiriamo e tiriamo qui. Dritti con la schiena, so the back is straight. Respirare, breathing. Tirando. Ok, lasciare. Allora abbiamo fatto così e adesso così. So we're gonna change hands, so sides with the hands, sides of the hands, position with the hands. Cambiamo posizione delle mani, tirare, respirare.
very centering this, this practice. Molto centrante questa pratica qua. Facciamolo ancora. Let's do it again. Perhaps a little bit less effort in there. Forse un po' meno sforzo questa volta. Interno, sentendo che si attiva qualcosa dentro qua. Feeling that something activates inside our core. Ok, change. Bello, semplice, efficace. So simple and very efficient. So now this, but not like what is also mudra. Pushing your hands together, premiamo le mani insieme e premiamo anche contro il petto. Respirando, spingendo. Premere, 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 spingere, pressing your hands together, even the tops of the fingers, the base of the palms, and also the tips of the fingers, pushing everything together. Ok, lasciamolo un secondo. Ripetiamo con meno stessa intensità, meno sforzo. So we're going to repeat it with the same intensity, just less effort. Back straight, schiena dritta, ok, lasciamo. Poi questi sono mudra particolari perché usiamo i muscoli in questo senso qua. I mudra sarebbero energetici poi infine, ok? Forse facciamo ancora. So these mudras, they're special because we're using like muscles at the start to use them, but really, mudras, they're like energetic seals. Sono sigilli energetici poi, infine. Comunque, facciamo questo. Così, il gomito verso il ginocchio. So, the elbow towards the knee, and twisting it slightly to the side. Sentiamolo qua. E respirare. So, breathing. Feeling it a bit in our sides. Piano su. L'altro lato, the other side. Piano su. Aiutandoci se abbiamo bisogno, so always helping us back if we need to. Ora proviamo. We're gonna try the reverse twist. So legs together, gambe unite, e ecco così. If you can, se riuscite, mettete il ginocchio oltre, così. If not, it's fine. Cioè, se no è così va bene, se no ginocchio fuori, il gomito fuori. Tornare piano. And the other side. So all like this, all like this. Tornare.
giù, rilassare un momento. So we're gonna go down and relax the head and everything. Respirare, breathing. Tornare. Come back. Lo ripetiamo questo. We're gonna do this again because we're always holding something back. Tratteniamo sempre qualcosa. Cioè vado giù, ma sono preoccupato, dobbiamo tornare, non mi lascio completamente andare. Quindi ora quando andiamo giù ci lasciamo completamente andare, testa abbandonata, le spalle abbandonate, tutto il corpo rilassato, penzoloni, non vi preoccupate. So now we're gonna, when we go down, we're gonna really let go of everything. We're gonna relax the neck, relax the muscles in the back, relax the shoulders, just really let everything go. Perché se noi non lasciamo andare tutto, non c'è il beneficio, dobbiamo poter mollare tutto. We really have to be able to let go of everything. So, going forward, not even counting the breath, no, non contiamo i respiri neanche, siamo giù. giù. Molto delicatamente, very slowly, start to come back up again. Bene, stiamo imparando piano piano, no, a lasciare completamente andare tutto. So we're very gradually learning how to let go of everything, no? E quando lasciamo andare le cose le lasciamo nel corpo, poi gli eventi della vita le lasciamo scorrere. So the idea is that we let our body go, we let the body relax, and then events in life will just be able to go through us. We're not ho grasping hold of them anymore. We're okay, great. La prendiamo e più facile detto che fatto. Easier said than done, unfortunately, or fortunately. This is the challenge. Questa è la sfida, è questa. Allora, facciamo anche questo. Let's do this one, it's always a good one. Giù. Down. This is harder to let go, eh? Più difficile è lasciarsi andare qui perché tira. Quindi misuriamo un po'. Ok? So it's harder to really let go here because it hurts here, perhaps it's pulling. So we just find a position where we can let our head go, dove possiamo lasciare cadere la testa, un po' le spalle. Piano su. In questo modo stiamo, come dire, anche agendo su dei riflessi di paura. Le stiamo togliendo perché in uno stato di paura noi irrigidiamo. Stiamo dicendo al corpo va bene adesso, lascia, lascia. Però
So in some ways we're also undoing like a fear responses here, because when we're afraid we stiffen all up, no? And this stays in the body. So now we're saying, okay, there's no like tiger out there ready to eat me now, so you can let this all go. Otherwise, you know, our adrenals, they get depleted. Terrible situations happen. Se permaniamo in questo stato di paura, il corpo si risente, devastante sui surrenali. Giù. Piano, tornare su. Con la Ok, let's stand up a second. Alziamoci in piedi un secondo. Scuotere un po' il corpo. Shake the body a little bit. Take a bit of a walk around the chair. Like you're listening to some like really groovy music. Come se ascoltassimo della musica veramente molto ritmato, bella. Change. Ok, balance. Facciamo un anzi, facciamo così oggi. Un piede su, uno giù. Sguardo fisso su un punto, so we're gonna really fix like a point on the wall and just breathe like this. Rilassare tutte le muscolature possibili qua, so relaxing all the muscles inside here. Se ce la sentiamo, chiudiamo gli occhi per un momento. If we feel like it, we can close our eyes here just for a few seconds. Ok. Brilliant! Facciamo l'altro lato. Let's do the other side. Posizione bellissima questo qua. This is a beautiful pose. Simple, but profound. Relax all of this in here. Rilassiamo tutto quello che sta qua dentro. Se possibile, if it's possible. Eyes fixed on our point. Chiudiamo gli occhi, se ce la sentiamo, close our eyes if we feel like it. E piano giù. Sentirei i due piedi. Feeling the weight on both feet. Head like tall in the back. Cioè dietro la nuca siamo alti, spalle giù.
gambe leggermente flesse, leg slightly, very slightly bent, they're not locked. Test arm, facciamo una prova sulle braccia, sono rilassate. Chiudiamo gli occhi, close the eyes. Apriamo gli occhi, profonda. Facciamo una breve pratica. Let's do this very brief practice. Teniamo le braccia fuori così, e inspirando stringiamo i pugni, e espirando rilassiamo i pugni. Ok? So when we breathe in, we make our, tighten our fists, and when we breathe out, we relax the fists. Ok? Facciamo qualche minuto così, apri con gli occhi aperti o chiusi. So we're going to do a few minutes like this, just with the eyes open or closed. Inspirando, stringiamo i pugni. Espirando, lasciamo, rilassiamo i pugni. Breathing in, making, clenching the fists. Breathing out, relaxing the hands and the fists. Piano piano sospendiamo, mettiamo le mani sulle ginocchia, slowly put your hands on our knees, feeling the effects, sentiamo il beneficio, gli effetti di tutta questa pratica. Peksha Mudra. Balancing mudra, mudra dell'equilibrio con le palme in su, occhi chiusi, closing the eyes.
crossing our hands on our chest, incrociamo le mani sul petto. Passiamo le mani sulle ginocchia, con gli occhi chiusi, so put our hands on the knees, eyes closed still. Facciamo l'ultima meditazione, it's gonna be the last meditation today, last practice. Immaginiamoci di essere dentro un uovo d'oro, ok? Visualize that we're inside a huge golden egg. Piano risentire il corpo, so I slowly feel the body again. Open the eyes, apriamo piano piano gli occhi. Questa pratica così funziona per il ritmo che abbiamo praticato insieme, come siamo piano piano arrivato. So this practice works like this because of the rhythm that we've been working at, because we're changing rhythm, and that it's like a surprise. Le sorprese, come della testa fa, e si toglie di mezzo. Allora, benissimo. Per oggi direi che basta così. For today, I would say that's more than enough. So, la mia proposta è, durante la settimana, comunque di praticare un po' di queste cose che abbiamo fatto insieme, senza il video anche. So, a proposal of mine is to just try and practice some of these things we've been doing together without the video. Così capiamo quello che abbiamo capito. La facciamo anche nel nostro ritmo, questo è un ritmo comune, so that way we do it in our own rhythm, because this is like a common rhythm for everybody, and e la mente inizia a essere un po' più curiosa, a capire, a cercare di e si fissa di più le pratiche. Va bene? Va bene, d'accordo? Almeno una volta tra adesso e lunedì ci dedichiamo un quarto d'ora, 20 minuti? Okay, so between now and Monday, perhaps we all practice
15-20 minutes each? Ok. Benissimo, buona giornata a tutti e hasta luego.